Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Ennesimo gameplay del bellissimo Payday 2. Oggi la missione per Vlad sarà azione al centro commerciale in difficoltà difficilissima. Quindi vediamo che ne verrà fuori. Saluto insieme a me e che mi darà una mano, parteciperà in questo video gameplay Raffiteo, un mio contatto su Steam. È comunque una persona anche che mi segue su, un ragazzo che mi segue su YouTube. Quindi salutiamo Raffiteo e vediamo di... Tanto lo so che... Tanto comunque ora c'ho il culo parato, perché c'ho Ivana Trump che praticamente mi salva, mi tira fuori dal carcere, paga tipo 2 milioni di dollari e l'America in bancarotta mi rilascia perché, insomma, ne deve vendere di petrolio per fare quei soldi, quindi li fa velocemente e dice, ma chi se ne frega, sì, ma va bene. Tanto le rapine sono all'ordine del giorno, non li facciamo niente, povero Corda, anzi, povero turchese. Andiamo. Andiamo di fare una bella cosa, eh. Distruggi la merce, qui al solito bisogna distruggere tutto, fare un casino, spaccare tutto. Potrei spaccare qui tutto, potrei spaccare anche lei, ma... Tanto qui no, non possiamo fare la stealth, perché bisogna distruggere tutto, quindi... Io mi infilo nel primo negozio al piano di sopra. Oh, buongiorno gente, salve. E spacco tutto. Non è successo nulla, non mi guardi. Va bene, vai. Vai, vai. Io entro qui, eh. Andare sempre al centro commerciale. Come mai si è rallentato il tempo? Non lo sapevo sta cosa. Stai giù, stronza, giù. Bello quel fucile a pompa in faccia, eh. Stai giù, stronzaccia. Giù. Non mi rompere i coglioni, stai giù. Faccia a terra, culo in su. Vai, svuotiamogli la cassa. Cioè, se c'è qualcosa, ma va a fa il culo. Spacchiamo tutto. Cioè, no. Ste borse sono fatte d'amianto, Dio buono. No, non si rompono. Mica come sono lento. Andiamo a vedere se di qua. Madonna, un capello in bocca. Arrivano, arrivano. Non ho capito come mai c'è stato quel rallentamento prima, boh. Qualcuno che vuole fare l'eroe? C'è qualcuno che vuole fare l'eroe? Vai, iniziano, spacchiamo tutto qui. No, vaffanculo, le cuffie di PewDiePie, spacchiamo tutto. Ok, siamo qui. Ah, vaffanculo, vaffanculo. Sembra bello, sembra bello entrare a GameStop così e spaccare tutto. Sì, ma vaffanculo, ma vaffanculo. A questi Alienware schifosi, tanto non le compra nessuno. Costa troppo. Andiamo di fare un bel lavoro, eh. Al solito. Difficoltà difficilissima, ragazzi. Quindi le SWAT fra poco scompariranno. Arriveranno soltanto le truppe speciali lì. I classici Sam Fisher a farci il culo. Riavviamolo. Questa missione qui è stronza, perché bisogna spaccare tutto. E per spaccare tutto bisogna usare le armi da fuoco. E quindi si iniziano a buttare proiettili. Comunque posso iniziare a mettere due sacchi di munizioni, invece di una. Quindi, cazzo. Arriva l'FBI. Crepa. Merda, boia, già. Sono già arrivati. Ah, nell'ultima patch che è uscita oggi da 1 giga li hanno potenziati di brutto, eh. I taser li hanno potenziati di brutto, quindi. Ma dov'è? Mica Raffi. Ma chi è? Dov'è? Porca puttana. Quanti sono? Merda, merda. Vaffanculo però. Ragazzi, siamo già nella merda. Un mare di merda, non volevo dire. Già finito le munizioni. Perfetto. La morte arriva. Dai, dai, no, è morto, cazzo! Inizia bene, eh. Inizia molto bene sta missione. Con il miglior auspicio di morte, proprio.
Fammi mettere una sacca di munizioni. Vieni, che non c'ho già più nulla. Come ho fatto a finirle così velocemente? Hanno modificato le armi, forse? Fai vedere. No, sempre 150, quindi buh. Ho sparato troppo. Devo andare a riattivare la trivella. Merda, quanti ce n'è taser a giro. Minchia, i cecchini. I cecchini! Dai giù, strut. Merda, merda, ora fanno molto più male. Occhio ragazzi, i cecchini che shottano ora quando vi sparano. Ok, per ora la polizia si è fermata. Ok. Raffiteo è andato giù. Vediamo di liberarlo, riscattandolo tipo con lui. Come si faceva non me lo ricordo. No, forse deve passare un tot di tempo e poi si libera automaticamente. Barattare la vita di un prigioniero per la sua, insomma. Ah! Eccoli. Crepate. Avete fatto la vostra entrare da lì. Merda, le truppe speciali. No. Sniper, dov'è? Ok, sì, ci hanno dato la possibilità di liberare un prigioniero. Liberalo, liberalo. Come si libera? Soldi. Come si libera il prigioniero per... Ecco, l'ho ucciso. Porca puttana! Che palle. L'ho ucciso. Libero questo. Cazzo, cazzo, mi sparano. Ragazzi, datemi copertura. Datemi copertura che libero Raffiteo. Liberato, ok. Liberato, porca puttana, ora mi fanno un culo. Dobbiamo soltanto aspettare l'elicottero per scappare. Dai, ho barattato la tua vita, Raffiteo, e mi devi una birra. Aia, cazzo. Merda, cecchini. Sniper. Dov'è? Vai, preso. Certo, capello in bocca tutto il video che mi sta ammazzando. Accidenti, ma li taglio. 10.000 iscritti, mi taglio i capelli. No, basta, che già ho detto a 1.000. Smetto di... Oh, bene, 100.000 iscritti, mi taglio i capelli. 100.000 iscritti, nuova prova di Corridan, mi taglio i capelli. 100.000 sono tanti, ne vale la pena, Tanto ricrescono. Andiamo, cerchiamo di stare tutti uniti, così è più facile anche sopravvivere. Minchia, già sono lento di mio. Poi con la sacca di munizioni, di soldi a spalle. Crepa, pezzo di merda. Ah, cioè, hanno messo sta patch da un giga e non hanno corretto il problema più grande del gioco, che è non si possono beccare nemici quando sono dietro difese di qualsiasi genere. Una sedia, una pianta. Vabbè, questa è la mira di merda mia. Cazzo. Quando arriva sto elicottero, quando arriva sto gioco mi dà un'adrenalina disumana. Quando arriva. Vabbè, questo è andato. Vabbè, almeno se li colpiamo in testa vanno giù veloci. Madonna. Via, possiamo andare via ragazzi, possiamo andare via ragazzi, possiamo andare via. Merda, ma entri o no? Vabbè, vaffanculo. Non potete più prendere borse, munizioni e cose del genere da attraverso i muri ragazzi, e quindi dimenticatevelo, hanno tolto il barbatrucco. Merda, merda, oh, non è uno dei miei. Sembra quello della mia squadra. Vaffanculo, stronzo. Andiamo a prendere l'elicottero, veloci, veloci, veloci. Taser, taser, taser. Taser, ma crepa cazzo, taser. Scappiamo ragazzi, via, via dai coglioni, via dai coglioni, via dai coglioni. Ragazzi, non fate gli eroi, via dai coglioni, via dai coglioni. Dove vanno? Uno.
Cecchini, porca puttana. Andiamo via, ragazzi. Andiamo via. Non mi fate incazzare. Oh. Ho preso anche un achievement. Criminale felpato. Che non so cosa bisognava fare. Comunque, ragazzi, questo è l'ennesimo gameplay della serie di Payday 2. E spero che vi sia piaciuto e tutto. Spero che sia stata una bella missione interessante. Spero di avere soprattutto più tempo in futuro per farvi vedere una missione da 2, 3, 4, 5, 6, 2 miliardi di giorni. Ma al solito faccio video con il poco tempo che ho quando sono out work. Quindi spero che vi sia piaciuto e vediamo un po' l'esperienza. Sì, si passa di livello. 25 sblocca niente, non sblocca un cazzo. Iniziamo a girare la carta. Vediamo un po', speriamo ci esca una maschera. Oggi vorrei una maschera. No. Una modifica per l'arma. Caricatore tattico per qualsiasi arma. Quindi va bene, vedrò di montarla sul mio car. Che mi piace come arma, mi sono abbastanza bene. Ma la cambierò sicuramente con la K74. No, guarda che qui ha trovato la maschera Raffiteo. Comunque saluto ancora Raffiteo. Spero che il gameplay vi sia piaciuto. Viva il metal e al solito fatevela prendere bene, mi raccomando. Chi è che manca a scegliere? Dai, Rick. Ciao ragazzi, alla prossima.